Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini, collegati con il Meazza, pronti per il derby della Madonnina. Dumfries cerca Thuram, attenzione alla freccia che va, attenzione che va con Ciao che cerca di contenerlo, lo salta, è regolare, attenzione Thuram, va dentro la spaccata, ancora Thuram, guadagna il fondo, il cross Di Marco, carica il sinistro, il tiro, è gol, 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 Mkhitaryan, 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 Inter in vantaggio al minuto 5, Inter in vantaggio al minuto 5, il tap-in vincente di Mkhitaryan che raccoglie un tiro non pulitissimo di Di Marco. Protestano, protestano i giocatori del Milan perché protestano per un fallo qua. Vedete che incespica Ciao, l'arbitro fa giocare, poi il cross, palla dentro, il tiro di Di Marco e il tap-in sotto misura di Micky. Il treno armeno ha fatto fermata in stazione e da lì ha aspettato Lautaro. Si libera di Chiaer, palla bellissima a cercare Di Marco, controlla il Kashmir, il cross, colpo di testa, ancora Mkhitaryan l'occasione per il 2-0. Attenzione qua l'infilata, l'azione personale, Teo Hernandez, mamma mia, è una opportunità, la prima che ha avuto il Milan. Milan che sta aumentando la pressione. Teo Hernandez, pelo d'erba, Acerbi, calcia male, via questo pallone e allora il controllo in campo aperto, se ne va Dumfries, c'è Thuram all'interno dell'area, è lunga, peccato. Attenzione Tutu che però controlla, va l'uno contro uno con Ciao, lo punta, carica il destro, è gol, 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 Tutu, 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 Thuram, 2-0, e che gol, e che gol, e che gol, Tutu, 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 Thuram, 2-0 Inter. È andato a prendere quel pallone un attimo lungo, servitogli da Dumfries, ma l'uno contro uno si beve Malik Ciao, la mette all'incrocio, un grandissimo gol, un grandissimo. Protestano, cosa c'hanno da protestare ancora? Cosa c'hanno da protestare ancora? Fatemelo rivedere questo gol perché è spettacolare, il gol di Marcus Thuram, secondo gol in campionato. Rivediamo l'azione seguita con l'aerobicam dall'alto, vedete, è un po' lunga per far gol e allora controlla uno contro uno con Ciao, guardate, si allarga, botta fortissima, niente da fare per Mike Maignan, quando ti arrivano dei tiri così non c'è niente da fare. 2-0 Inter, forza ragazzi, calma ragazzi, forza ragazzi, calma però, palla a trovare Giroud. Attenzione, movimento, Leao, pericolo, entra in area, è solo il tiro, il gol del Milan. Un lampo, il Milan riapre il match. Un lampo, il Milan riapre il match con il gol di Rafa Leao. Il primo tiro vero nello specchio. Palla lunga con Arnautovic che di muscolo se la va a giocare e vince il duello con Ciao, poi c'è un fallo, Frattesi, palla dentro per Mkhitaryan, gli rimane un po' lì, Carlos Augusto, il tiro con il destro, la grande parata di Maignan, rimessa subito con il destro, un tiro forte, la parata di Maignan. Chiaer attaccato da Lautaro, retropassaggio su Maignan, rimangono a proteggere le linee di passaggio, quasi degli uno contro uno per mettere in difficoltà, costringere Maignan a battere lungo questo pallone. A chi lo dà? Non ha scarichi facili. Adesso anche Teo Hernandez viene interno oltre a Calabria. Maignan appoggia su Leao, colpo di testa con il pallone recuperato da Darmian, bella questa giocata in velocità di Frattesi, Darmian la mette lunga per Lautaro,
che va l'uno contro uno con Chiaer, lo punta, attenzione, si prepara il tiro, arriva Mkhitaryan, vede la porta, il tiro, è gol, 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 Miki, 3-1, 3-1, doppietta di Mkhitaryan, 3-1, che azione ragazzi, che azione, che azione, che azione. La grande giocata, la grandissima giocata che nasce da quel bel anticipo, quella giocata fra Tesi e Darmian, il cambio lungo su Lautaro, grande intuizione, poi Lautaro aspetta che arrivino i rinforzi e quando vede arrivare Miki gli appoggia un pallone che mette dritto per dritto, bruciando Maignan, che non riesce neanche a buttarsi, forse una leggera deviazione ma poco cambia. È 3-1 Inter ragazzi, è 3-1 Inter e si accendono le luci a San Siro, si accendono le luci a San Siro. Intanto c'è una bolla rimessa in gioco col pallone ed è calcio di rigore e Lautaro l'ha buggerato a Theo Hernandez perché lo anticipa, Theo gli lascia il piede ed è calcio di rigore. Çalhanoğlu contro Mike Maignan, il minuto è il 78esimo, fischia Sozza, parte Ciala, tiro, è gol, 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 pokerone, pokerone, pokerone e sono 4-1 Inter, 4-1 Inter. Spiazza letteralmente Maignan, è un Inter che non ha mai, guardate che festa che stanno facendo. A Calhanoglu la messa e si prende l'applauso e l'abbraccio dei suoi tifosi. Calciaforte centrale, Maignan si butta alla sua sinistra e viene praticamente spiazzato dentro Aslani e penso fuori proprio Çalhanoğlu che è anche stato ammonito e così è infatti dentro Aslani al minuto 35, anzi 34, fuori Ciala, applausi ancora di più per lui. 4-1 per noi, Milano ha un solo padrone e i colori sono nero-azzurri. Palla in gioco intanto con il raddoppio su Chukwueze, andiamo via in un 4 contro 3, c'è nell'area il quinto gol, attenzione, palla filtrante, Fratesi, c'è nell'area il quinto gol, c'è nell'area il quinto gol, c'è nell'area il quinto gol, Davidino, Fratesi, Core de Roma la mette dentro, Core de Roma al minuto 47 fa il suo terzo gol in settimana in questo stadio. C'è nell'area il quinto gol e d'altra parte se sono 5 vittorie nel derby ci sono anche 5 gol. 5-1 Inter, sinfonia nerazzurra al Meazza, sinfonia nerazzurra, si alzino i violini, si alzino le trombe, suonino le percussioni nerazzurre e il direttore d'orchestra è mister Inzaghi, rivediamola. Ho visto 4 contro 3, vi ho detto c'è nell'area il quinto gol, l'inserimento di Fratesi e gol esordio in un derby con un gol, si toglie la maglietta e si prende una mariglia, vabbè, però per un gol nel derby lo mettiamo, chi se ne frega, lo mettiamo. Chiaer, palla per Chukwueze, l'anticipo Carlos Augusto e l'arbitro dice che basta così, se no facevamo anche il sesto. 5-1 per l'Inter, tabellino, Mkhitaryan 1-0 al quinto, raddoppia Turam al 38esimo, poi un po' di pepe nel derby, ci sta il gol di Leao, bello al 12esimo la ripresa e poi Mkhitaryan al 23, Çalhanoğlu su rigore al 33 e Fratesi al 47 per la cinquina finale.